Ciao a tutti e benvenuti a questo spicchi di calcio mercato di Serie A Style. Ovviamente parleremo subito delle notizie che ho visto nella giornata di oggi, quindi di sabato. E partiamo subito con Modric Inter, ancora questa trattativa. In realtà il Real Madrid non pensa assolutamente all'eventualità di perdere Modric, anche perché Perez, secondo il quotidiano Marca, avrebbe Perez blindato il giocatore, in quanto non crede che ci siano dei sostituti in giro, quindi avrebbe completamente bocciato ogni tipo di offerta, secondo il quotidiano spagnolo. Quindi parrebbe che è incedibile, quindi l'Inter a questo proposito potrebbe non arrivare al giocatore, sempre secondo quanto il giornale. Però comunque domenica sarà l'incontro tra i due, quindi bisogna vedere che cosa ne esce fuori. Altra notizia di poco fa: il Milan starebbe sondando, secondo la stampa, a provare a prendere Milinkovic-Savic con 40 milioni subito per il prestito, oppure 20 più Bonaventura, e poi a fine anno 80 milioni, quindi per il riscatto del giocatore. Comunque si parla sempre di prestito con diritto di riscatto per aggirare il fair play finanziario. Quindi Milan, Milinkovic, cosa ne pensate? Siete d'accordo? Secondo voi è fattibile? Ditemi la vostra. Altra notizia, andiamo al Genoa. Galabinov sarebbe nel mirino della Salernitana. Si parlerebbe comunque di un prestito con buona parte dell'ingaggio pagato da Genoa. Quindi con questo giocatore che secondo me non rientra neanche più nei piani del Genoa, ecco perché di una sua cessione. Sempre in Casamira, Leonardo lavora alle cessioni. Si parla di Kalinic, che sarebbe nel mirino del Siviglia e dell'Atletico Madrid, di Bacca del Villarreale. Si parla anche di André Silva, che avrebbe degli stimatori in Premier, oltre che qualche altro giocatore che però non è specificato quale. Quindi molte cessioni per arrivare appunto al famoso tesoretto per Milinkovic-Savic, cioè comunque per altri giocatori. L'ex della Roma, Leonardo Castan, giocherà l'anno prossimo nel Vasco da Gama, quindi in Brasile. Quindi l'ufficialità dell'arrivo di Miralas dall'Everton in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. Quindi c'è questa notizia che la Fiorentina ha messo questo colpo di mercato, e bisogna vedere questo giocatore. Ovviamente si parla di questo prestito, in realtà si parla quasi addirittura di un riscatto già a fine anno, perché comunque pare che sia un talento molto interessante. Altra notizia è la partenza probabile forse di Lapadula del Genoa. Si parla di Parma e altre, Chievo e Udinese, e bisogna vedere cosa succederà se il Genoa veramente si priverà di Lapadula. Jesus è finito nel mirino del Torino, quindi pare che la squadra di Cairo voglia il difensore della Roma a tutti i costi e cercherà di convincerlo a sposare la causa granata. Secondo voi interessante, non è interessante? Ditemi voi. Sempre secondo quanto riferisce alcuni giornali sportivi, il Cagliari avrebbe iniziato la trattativa per Saponara. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto più o meno agli 8 milioni, più o meno. Saponara, secondo me, a Cagliari potrebbe fare veramente molto bene. È una fase embrionale, ovviamente, della trattativa, vediamo se si svilupperà. Sempre il Cagliari avrebbe sondato il Benevento per Letizia. In cambio andrebbe collabato e bisogna vedere come si sposa il 21enne in cambio di Letizia. Secondo me potrebbe essere un buon affare, anche se proprio l'ultima notizia è che in realtà il Benevento aveva blindato il giocatore, quindi che non si muova appunto dal Benevento. Il Genoa avrebbe pronto un quadriennale per Favilli, sarebbe vicino anche a Lisandro Lopez, già fatte le visite mediche, passate senza problemi, secondo quanto dice il Secolo XIX di Genoa. Bari, si cercano già degli attaccanti per la Serie D, Serie C. Si parla di Cacia e Evacuo, quindi già De Laurentiis abbia già iniziato a fare grandi acquisti per il suo Bari. Allora, l'Atalanta avrebbe riaperto i colloqui per Soriano. Si parlerebbe di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15-16 milioni. Bisogna vedere, però la trattativa in realtà è legata al fatto che possa passare, che ci sono alcune clausole, tra cui
il raggiungimento appunto dell'Europa League comunque. Quindi bisogna poi vedere se si fa, perché in realtà l'obiettivo dell'Europa League c'è già, perché ha già passato il turno, quindi vedremo se si potrà intavolare questa trattativa. Il Parma vicino a Grassi, quindi poi sono stati fatti dei sondaggi per Di Gennaro, Bastoni in prestito, pare anche Di Marco che dovrebbe arrivare, è già arrivato Biagnani. Quindi, e anche se parla di un sondaggio per Sansone del Villarreal, quindi ci sarebbe questo ritorno di fiamma. Sansone è già stato al Parma e la stessa società ducale sarebbe pronta a riprendere il giocatore. Poi ancora in casa Milan, con le cessioni varie che ho prima detto tra gli attaccanti, si sonda anche Kovacic, che potrebbe essere uno dei giocatori a quale puntare, secondo appunto, sempre la stampa, potrebbe quasi quasi anche arrivare Kovacic, da vedere. E Quagliarella invece dovrebbe rimanere alla Sampdoria. Alla Sampdoria è stato blindato, quindi l'Udinese che voleva questo giocatore al momento, ad oggi, non arriva, quindi dovrà puntare su un'altra, ecco perché l'Udinese è tornata sulla Padula. E infine si chiude con questi spicchi di mercato, spero di averli che vi siano anche piaciuti. Sono notizie che ho trovato comunque su tutto il mercato web, comunque, quindi non è roba mia, quindi se non si concretizza non ci credete, io ve le riporto perché magari ve le siete scappate. Abbiamo subito con l'Udinese vicina Nuno Nunes, che è il campione europeo under 19 del Portogallo. Una trattativa già praticamente finita, il giocatore arriverebbe a parametro zero, quindi l'Udinese come sempre punta sui giovani calciatori. Quindi, e parrebbe che è vicino in realtà altri 2 o 3 del Portogallo under 19. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, fatemi sapere quale trattativa vi potrebbe più ispirare. Io personalmente sarei curioso su Saponara al Cagliari, perché secondo me potrebbe essere un ambiente giusto anche per lui. Vediamo come si concretizzerà questa cosa. Grazie ancora a tutti dell'eventuale ascolto. Alla prossima, ciao da Serie A Star.